Amici di Telemolise, bentornati a questa nuova puntata di Viaggio in Molise. Oggi il nostro viaggio si ferma a Campobasso, precisamente all'interno del Convitto Nazionale Mario Pagano, per una giornata di Open Day. Il convitto apre le sue porte per mostrare quella che è l'offerta formativa, sia per quanto riguarda la scuola primaria, la scuola secondaria di primo grado e per quanto riguarda il liceo scientifico. Noi di Viaggio in Molise abbiamo seguito questa giornata di Open Day e per non perdere l'appuntamento vi invitiamo a rimanere in nostra compagnia. Rossella Gianfagna, rettore Convitto Nazionale Mario Pagano. Oggi l'istituto apre le sue porte per presentare il percorso formativo. Sì, è un'usanza ormai un po' di tutte le scuole, questo convitto ancora di più per quanto riguarda l'Open Day, quindi l'apertura prenatalizia, proprio per far conoscere la bellezza non soltanto di questa struttura per la tuta, ma anche quella che è l'offerta formativa, l'attività didattica educativa. E in particolare per quanto riguarda la scuola primaria, la secondaria di primo grado e il liceo scientifico, quindi per tutti gli indirizzi. Sì, beh, la nostra particolarità è quella che noi siamo un semiconvitto, cioè nel senso per le scuole, quindi fino al pomeriggio c'è la figura degli educatori, e poi abbiamo le scuole internazionali, quindi scuole riconosciute Cambridge, dalla prima elementare fino all'ultimo anno del liceo, quindi ci sono gli insegnanti madrelingua, un po' questa è la particolarità. Da quest'anno, diciamo, abbiamo per motivi di spazio, ci sarà, se è scritto nel modulo di iscrizione, anche il numero massimo che possiamo accogliere di studenti sia nella scuola primaria, secondaria di primo grado che nella scuola secondaria di secondo grado, purtroppo, quindi dovremo limitare i numeri. Il convitto, tra l'altro, offre un percorso costante e accompagna l'alunno in ogni fase della crescita, quindi possiamo parlare di una continuità. Sì, questa è proprio la caratteristica, è quella del progetto di vita, cioè qui molti ragazzi, bambini li vediamo entrare a 6 anni, appunto bambini, e poi escono uomini o donne a 18-19 anni, quindi insomma è proprio un percorso di vita. E c'è anche, tra l'altro, la possibilità per gli alunni di avere delle certificazioni notevoli per quanto riguarda la lingua inglese, è una cosa molto importante. Sì, appunto abbiamo le certificazioni Cambridge e il nostro risultato maggiore è stato proprio quest'anno, abbiamo fatto i primi esami e c'è stato praticamente oltre il 90% dei ragazzi che hanno fatto gli esami hanno avuto esiti positivi, ma soprattutto voti molto alti, quindi questo ci fa ben sperare, ma soprattutto è un segnale per dire che stiamo lavorando bene e anche per quanto riguarda gli altri risultati, diciamo anche per la matematica, l'italiano, insomma come scuola stiamo veramente crescendo. Proprio anche a livello nazionale. Tante sono le particolarità del convitto, ma una riguarda una novità assoluta che è FURAT, la materializzazione di un progetto didattico innovativo che punta sull'intelligenza artificiale. Sì, noi abbiamo avviato già da un po' di tempo questo progetto, anche in collaborazione con degli sponsor, diciamo, esterni, e negli altri anni abbiamo utilizzato FURAT, questo robot appunto intelligenza artificiale, nella scuola primaria. Adesso invece da quest'anno lo stiamo utilizzando per i ragazzi del liceo e quindi fanno proprio loro la programmazione delle lezioni, anche perché è un robot che può parlare tantissime lingue. Quindi i ragazzi che scelgono il convitto hanno una formazione a 360 gradi. Sì, oltre alla formazione anche la possibilità, non dimentichiamo che qui si può proprio vivere dentro il convitto perché noi abbiamo anche il convitto maschile e femminile, quindi ci sono ragazzi che studiano al liceo.
e vivono qui oppure che studiano anche in altre scuole della città. Questa è la bellezza dei convitti nazionali. E tra l'altro il convitto, come ha affermato anche lei in altre occasioni, possiamo dire che risulta essere un monumento storico per la città di Campobasso, un luogo simbolo per i cittadini, un luogo di formazione e innovazione per gli studenti. Assolutamente sì, da campobassana devo dire che l'orgoglio, il palazzo storico in città, io quando ero piccola e passavo qui lo vedevo sempre come un castello incantato, non vedevo l'ora di venire a studiare qui, poi mai a pensare che sarei diventata dirigente di questa struttura, e è bello perché molte volte la vita ha più fantasia di noi e quindi poi tutto torna. Non è l'unico appuntamento per l'Open Day, ce ne sarà anche un altro per dare l'occasione di conoscere il convitto. Sì, ne avremo un altro a gennaio, proprio prima della scadenza, diciamo, delle iscrizioni, che partiranno dal 18 di gennaio fino al 10 di febbraio, e noi a metà mese di nuovo saremo qui ad accogliere tutti quanti quelli che vogliono conoscere o visitare la nostra realtà. Edoardo Centracchio, coordinatore degli educatori al Convitto Nazionale Mario Pagano. Oggi l'Open Day, come sta andando? È appena iniziato. Noi ci auguriamo sempre un numero di presenze come quelle che abbiamo raggiunto negli ultimi anni, quindi tantissime persone che vengono a vedere la nostra struttura, la nostra scuola, il nostro convitto ed ascoltare appunto la nostra offerta formativa. E il ruolo dell'educatore è un ruolo fondamentale per il convitto, è un impegno costante. Assolutamente, diciamo che uno dei punti chiave del convitto è appunto la presenza del semiconvitto, che non è altro appunto dell'orario pomeridiano, che si riallaccia un po' anche all'orario didattico dei docenti. Gli educatori seguono gli alunni dalla prima elementare fino alla quinta liceo e li accompagnano in questo percorso di crescita, supportandoli nelle ore di studio, ma anche in tanti altri progetti che si svolgono appunto di pomeriggio. Come coordinatore lei ha un ruolo particolare perché, insomma, bisogna avere un'attenzione in più, anche perché ricordiamo qui ci sono tutte le fasce d'età, quindi bisogna anche coordinare un pochino il tutto in base all'esigenza di ogni alunno. Assolutamente, infatti gli educatori vengono assegnati alle classi anche in base alle loro competenze, quindi assegnandoli alla primaria perché ha competenze per la primaria e così via anche per le scuole medie, quindi la secondaria di primo e di secondo grado. Sì, è un ruolo importante perché, diciamo, ognuno di noi deve saper mettere in atto tutto quello necessario affinché i ragazzi possano raggiungere i loro obiettivi, in sostanza. E poi l'importanza di essere seguiti durante le ore di studio, quindi le famiglie possono stare tranquille perché ci sono dei professionisti come voi che seguono il ragazzo a 360 gradi. Assolutamente, proprio per questo dicevo che l'attività di semiconvitto è una delle peculiarità più importanti di questa scuola e ci contraddistingue. Noi siamo orgogliosi della nostra figura, che è presente veramente ormai molto più raramente nelle realtà scolastiche italiane. Quindi difendiamo anche questa categoria.